Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro camionista matto, simpaticissimo alla guida del nostro SpongeBob, signori, il nostro camion che abbiamo comprato nello scorso episodio. Allora, signori, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Spero che aver riportato questa serie ed essere dovuti ripartire dall'inizio vi piaccia, però stiamo cambiando modalità. Questa volta invece di fare viaggi e per altre ditte ci siamo comprati subito il nostro camion, ci siamo indebitati fino alle mutande con la banca, però proveremo a sopravvivere, proveremo a sopravvivere. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate su come Maullo941, in cui tramite le storie se vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live. E basta, signori, tagliamo corto, partiamo col video e vediamo dove do cazzo lo dobbiamo andare oggi. Allora, signori, guadagna soldi in modo autonomo. Noi siamo a Messina. L'ultima volta ci siamo lasciati a Messina. Potremmo spostarci a Palermo perché abbiamo un magazzino a Palermo, ma dobbiamo continuare per la nostra strada. Allora, da Messina noi possiamo andare a Cagliari. Cagliari, 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 Cagliari. Che palle, solo Cagliari? Cagliari, 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 Catania. Ok. Però poi da Catania rimaniamo bloccati praticamente. Da Catania poi rimaniamo bloccati, non. Dovremmo tornare per forza a Messina oppure via Villa San Giovanni. Via Villa, sì, via Villa San Giovanni. Villa San Giovanni mi danno solamente 1000 euro. L'offerta scade fra 5 minuti. Signori, io direi di andare a Villa San Giovanni. Abbiamo una batteria per camion 18 tonnellate, non dovrebbe essere troppo pesante. Continuiamo a salire lo stivale italiano e vediamo poi da lì dove ci andiamo. Dove ci porterà il nostro destino? Sono 1000 euro, sono pochini, però meglio di niente, signori. Ok, ci siamo, sì. Calma e sangue freddo, accendiamo il camion. Mettiamoci al lavoro. Questa parla nemmeno che neanche gli ho detto niente, questa già parla. Sì, dove lo piglio il carico, signori? Scusate, qualcuno mi sa dire dove lo prendo il carico? 0 km. Non so dove. Scusi, scusi, no, lei. Da cazzo non lo piglio il carico? Scusi, scusi. Ma è uno di questi? Sono un po' confuso. Sono un attimino confuso, signori. No, forse dobbiamo andare a prenderlo di là il carico. Forse lo pigliamo di qua. Scusa, sono un attimo confuso. Sono un attimo confuso. Invio. Mi fate capire un attimino, un ragazzo. Allora, completa un contratto di lavoro. World of Tanks, guadagna soldi per la tua azienda. Sì, infatti, Cagliari, 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 Villa San Giovanni. Questo. Oh, accetta lavoro. Ah, ok. Possiamo partire. Devo pigliare il camion. Ma questa è rincretinita. Cioè, il mio TomTom è più rincretinito di me, signori. Allora, abbiamo il carico da prendere. Salve, salve. Devo fare manovra. Dovremmo fare anche. No, la benzina ce l'abbiamo. Abbiamo sonno, però, signori. La cosa è grave. Allora. Calma, calma. Ci siamo messi malissimo. Ci siamo messi malissimo, ma riusciamo a recuperare. Riusciamo a recuperare. Calma. Leggero, leggero. Lo piglio? L'ho preso. Camion agganciato, si parte, signori. Abbiamo un poco di sonno. Abbiamo un poco di sonno, il nostro camionista c'ha un poco di sonno, ma ce ne sbattiamo altamente. Dobbiamo semplicemente andare via Villa San Gio ah, sì, a Villa San Giovanni. Dopodiché, di qua viene nessuno. Salve, dovrei uscire con un tir. E questo lo sapevo pure io, anche perché a destra non ci potevamo andare. Qua stanno alzando le sbarre, ma non entriamo lì. Dai, signori. Non è un viaggio difficile. Il nostro camion purtroppo è lento come non so che cosa, come poche cose al mondo. E dovremo lavorare sulla potenza o quantomeno dovremo trovare dei carichi leggeri, come in questo caso, come in questo caso. Allora, viaggetto tranquillo. Soft, andiamo al porto, pigliamo il traghetto che sicuramente ci costerà.
Dopodiché quello lì è fermo. Lo sai che non si può fermare, perché noi se ci fermiamo in salita con lo SpongeBob, se ci fermiamo in salita con lo SpongeBob, signori, rimaniamo qua. Purtroppo è brutto da dire, ma rimaniamo qua. No, ma questo è scemo. Questo mi frena praticamente in salita. Ma chi te l'ha data la patente? Dai. Sì, volterò a destra, va bene. Vedi, quello in discesa ha accelerato il tizio. In discesa ha accelerato, in salita mi frenava, cioè proprio tutto scemo. Fermi lì, che c'ho precedenza io. Madonna mia, che è? La fila della domenica per il mercatino? Che cos'è questa caciara? È verde. Andiamo, che devo andare a prendere il traghetto che sta a partire. Andiamo. Dai. Mi devo tenere a destra. Oddio, nuovamente quello di prima. Guarda che bello il traghettone lì che andiamo a prendere. Grandi navi veloci per noi, signori. Madonna, c'ha una ripresa che, mamma mia. I primi soldi che guadagno che la banca... No! Ma guarda, ma perché ti sei fermato 8 km dal semaforo? Mannaggia a te. Non lo posso superare, signori. Se no mi piglio la multa, che è come se non ci fosse un domani. E va bene, aspettiamo qui. Momento di pausa, signori. Relax. Il nostro tizio c'ha un sonno allucinante. Il nostro tizio c'ha l'omino del sonno che è qualcosa di... Ma cammina questo? Zio! Oh, ce l'abbiamo fatta. Io guardalo! Madonna mia! Che pirata della strada. Allora, noi dobbiamo girare a destra. Giriamo a destra, perché hanno portarci il semaforo, che vorrei lasciarlo lì. Ok, guarda che bello il traghettone. E HoloLines. Bello il traghettone. Allora, vediamo un attimino. Entriamo dentro così, subito. Così, subito, frena, che qua mo c'è sta il salto della banchina e voliamo sul primo ponte, praticamente. Calma. Cerchiamo un nuovo percorso. No, non devo cercare un nuovo percorso, devo parcheggiarmi dentro il traghetto, ci pensa lui a andare. Fermati, ok. Andiamo a Villa San Giovanni, 20 minuti, 347 euro. E vabbè, signori, spendiamoli i soldi vanno fatti girare. Questa parla da sola. Fa cose. Dai, ripartiamo col piccolo SpongeBob. Siamo vicini e la cosa mi fa abbastanza piacere. Allora, penso che dobbiamo levarci da questa parte. Sì, e prendere di qua. Ok. Siamo abbastanza vicini e mi fa piacere, perché questo viaggio è stato molto soft, molto carino e coccoloso. Ci stiamo spostando sempre di più nella penisola italiana. Nello scarpone andiamo risalendo, anche se ricordo il nostro obiettivo è raggiungere l'Inghilterra, ma con questo camion in queste condizioni non lo raggiungeremo mai, perché dico è di una lentezza unica, però va bene. Dovremo lavorare sui... Devo voltare. Siamo arrivati, signori. Che cosa carina! Consegna direttamente dentro il porto. Oh, allargati un attimo. Che cosa ganza? A destra. Ho capito, zio. Ora ci volta a destra. Calma. Siamo arrivati a destra. Oh, che cosa bella. Cioè, il viaggio più lungo è stato quello in... Ah, che al paletto! Madonna mia. Te lo parcheggio io. Dai. Te lo parcheggio io. Allora, vogliamo proprio lasciato qua in mezzo alla casa. Non mi piglia il paletto, sennò poi vogliono pagare pure il prospetto. Dai, siamo dentro. No, le manovre te le faccio io, non ti preoccupare. Le so fare le manovre, dai. Ti piace così? Non ti piace così? Lo posso lasciare? Te lo posso lasciare? No, non gli è piaciuto. No, sei bastardo. Era parcheggiato perfettamente, mannaggia a te. 3 ore di parcheggio, signore. 3 ore, fermati così. Riesci ad andare leggermente indietro? Ora al contrario. Leggermente indietro. Ora al contrario. Ti piace così? No, non gli piace così. Mi fate uscire di nuovo, cortesemente? È ancora aperta il cancello? Il cancello è ancora aperto? Mi fate uscire di nuovo?
Premi invio. No, no, te lo parcheggio io, mannaggia di una miseria, te lo parcheggio io. Basta che mi fai fare le manovre come le voglio fare io, te lo parcheggio io. Dai. Oh, calma. Dai, dai che ci riusciamo, dai che ci riusciamo. Sta durando di più la manovra per il parcheggio che... Dai. Mettilo dritto, mettilo dritto. Dai. Piano, 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 che stavolta ti piace, zio. Dai, siamo... visto? Visto? Ci abbiamo dovuto perdere 2 minuti, signori. È durata più la manovra del parcheggio che il viaggio da Messina a Villa San Giovanni. 1000 euro che ci fanno comodo, che ci fanno... Saliamo di pochissimo, va bene, ma non fa nulla, signori. Altri soldi che la banca si mangerà come niente. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo qui, sempre sul canale, per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!